T-Rex. Amazfit T-Rex. Si tratta di un orologio, uno smartwatch molto robusto, military standard, M1000STD810G, questo è il livello, diciamo, di standard militare. Schermo AMOLED, batteria garantita per addirittura 20 giorni di carica, resistente all'acqua fino a 50 metri di profondità, GPS interno e qui si chiamano multisport modes, quindi modalità multisport, quindi la possibilità di impostare lo smartwatch a secondo del tipo di sport che si sta praticando, quindi ovviamente ritmo cardiaco, cronometro e posizionamento GPS, quindi possibilità anche di ricostruire il percorso che si è fatto magari correndo, andando in bicicletta o semplicemente camminando. Ok, andiamo a spacchettare, andiamo ad aprire, sempre che si riesca ad aprire. Si è aperto. La scatola è molto bella, c'è questa stampa opaca, rilievo a secco, vernice lucida proprio sull'immagine del quadrante, veramente fico. Ok, andiamo ad aprire, vedete cosa c'è dentro. Ok, scatola completamente bianca, vediamo. Ok, sempre così. E l'orologio ovviamente è caduto dentro la scatola. In pratica, quando lo si dovrebbe aprire in questo modo, io ho fatto un po' il cinghiale e l'ho aperto un po' male. Abbiamo qui, c'è un quadrante finto che tolgo, forse per esporlo magari nei negozi. C'è una linguetta che faccio un po' fatica a togliere. Ammazza che dura che è. Ok, togliamo. Eccolo qua. Questo è il quadrante finto. dimenticavo che all'interno della scatola c'è quest'altra scatola con questa linguetta che proprio invita ad essere tirata e che permette di aprirla per estrarre quello che c'è all'interno. Qui abbiamo il nostro libretto, istruzioni, che vediamo che è scritto anche in manuale del prodotto 35, è scritto anche in italiano, meno male. Pagina 35. Sono andato oltre. Ecco qua, da qui in poi è in italiano. Credo, sì. Informazioni sull'orologio. Ok, adesso me lo leggo perché devo capire come fare ad accenderlo. Ok, il libretto di istruzioni, poi qui dentro dovrebbe esserci il cavo di ricarica e basta, non c'è nient'altro. Questo è il cavo di ricarica. Primo esame, diciamo che l'orologio esteticamente è molto bello, dà l'idea di essere molto robusto, ovviamente è tutto in plastica, questa parte qui è in plastica, non in gomma dura, bensì una bella plastica dura che dà l'idea di essere molto robusta. La culatta dell'orologio è di un, è sempre in plastica, che ha un effetto molto ruvido, si sente anche al tatto, al tatto è molto molto ruvido, quasi un effetto quasi carta vetrata. Ecco, qui abbiamo i sensori. Il cinturino è molto morbido, molto elastico, vedete. L'unica cosa che mi ha lasciato un po' perplesso è la fibbia, che pensavo fosse in metallo, in realtà è in plastica, abbastanza molle, e per essere un military grade mi sarei aspettato una fibbia almeno in metallo, un po' come quella dell'altro mio smartwatch, che ha, nonostante costi quasi la metà di questo, ha almeno la fibbia in metallo. Stiamo parlando di questo qua che ho addosso, come vedete ha la fibbia in metallo, stiamo parlando di un orologio da qualcosina, un bel po' meno rispetto di prezzo rispetto a questo. Adesso vediamo di riuscire ad accenderlo. Ok, secondo le istruzioni il tasto di accensione è questo, quindi andiamo a provare ad accenderlo.
Tengo schiacciato. Wow! Vibrazione. Ok, scan to bind using Amazfit app. Ok, qui mi dice di scannerizzare l'app. Va bene. Bene, allora, questa è l'applicazione. L'applicazione si chiama, andiamo a vedere sullo store. Vabbè, diamo ok. Salute, qui bisogna sincronizzarlo con l'app Salute dell'iPhone, quindi battito cardiaco, dispendio calorico, indice massa corporea, passi, peso, sonno, bene, consenti, ho attivato tutto, ho capito. Dunque, dicevamo che l'app, non mi ricordo più come si chiama, dunque l'app si chiama Zep, formerly Amazfit, quindi si chiama Zep, non si chiama più Amazfit, che sia chiaro, che non sbagliamo perché non si chiama più Amazfit. Bene, l'orologio si accende da qua, abbiamo diverse applicazioni, uno stato che mi dà il numero dei passi, poi per tornare indietro penso che si schiacci back qui. Si schiaccia back e torna indietro, esatto. Abbiamo PAI, non ho idea cosa sia, frequenza cardiaca, allenamento, attività, meteo, musica, sveglia, promemoria evento, timer, controlla rovescia, trova il mio telefono, bussola, impostazioni. Se faccio, allora torniamo al quadrante, allora qui abbiamo il timer, che parte in questo modo, per azzerarlo credo si schiaccia ancora questo, esatto, poi schiaccio ancora qui, torna indietro, ok, torna indietro, ok. I quadranti si possono selezionare, i diversi quadranti si possono selezionare dall'app, poi anche il fatto che lo schermo rimanga acceso tot secondi può essere sempre regolato utilizzando il cellulare. Ecco qua, questa qui è l'app che mi dà 57% di batteria e varie impostazioni, chiamate in arrivo, promemoria, evento, sveglia, eccola qui, poi ci sono le notifiche app, avviso, aspettate un attimo perché. Ops, ecco qua, avviso di sedentarietà, la configurazione e sincronizzazione una volta acceso lo smartwatch e accoppiato con l'applicazione Zep è durata più o meno 10 minuti, ha dovuto aggiornare i caratteri, il GPS e varie cose che comunque permettono comunque un migliore funzionamento dell'orologio. Una volta acceso bisogna fare per forza questa sincronizzazione, altrimenti l'orologio proprio non funziona, da solo l'orologio non funziona, deve essere per forza sempre accoppiato ad uno smartphone. Che sia un iPhone, che sia un Android, bisogna sempre scaricare l'applicazione che l'orologio stesso vi dice di scaricare facendo apparire il QR code che deve essere inquadrato con la telecamera dello smartphone e bisogna seguire tutte le indicazioni. È molto semplice, fa tutto lo smartphone insieme all'orologio. E nell'arco di 10 minuti dovreste avere l'orologio perfettamente a posto. Ci sono poi delle impostazioni da selezionare e attivare nell'app, come eventualmente l'obiettivo del numero di passi durante il giorno, poi bisogna inserire il proprio peso, l'altezza, perché ovviamente sono dei valori che devono essere impostati in modo che l'orologio, quando effettua le sue misurazioni, le effettua in base
alle caratteristiche del vostro corpo, quindi diciamo in maniera più precisa possibile. Poi avrete all'interno la sincronizzazione con il calendario, la possibilità di impostare la sveglia, la possibilità di attivare l'orologio semplicemente girando il polso. L'orologio normalmente è spento, quando si gira il polso l'orologio si accende, come vedete. E poi vabbè, le notifiche, vari tipi di notifiche: potete avere le notifiche soltanto delle chiamate, potete avere le notifiche per diverse applicazioni come WhatsApp, Facebook Messenger, YouTube, eccetera. Bene, per concludere. Allora, l'orologio molto bello, esteticamente veramente figo. Ho scelto un quadrante molto carino. Cioè, all'interno dell'applicazione c'è una scelta di un sacco di quadranti. Adesso vi faccio vedere perché è veramente forte. Allora, ripeto, l'applicazione si chiama Zep, come simbolo ha un sigma. Non so se si vede qua. Questa, e all'interno delle impostazioni non è molto facile da usare, non è molto intuitiva, però una volta che si è capito come funziona, si riesce comunque a impostare abbastanza facilmente l'orologio. Una volta che si sono fatte le impostazioni di massima dell'orologio, tutto quanto viene fatto nell'orologio. L'applicazione serve soltanto poi per vedere i risultati degli allenamenti, battito cardiaco, perdita di peso, eccetera, numero di passi, calorie bruciate, eccetera. Dicevamo dei quadranti, come vedete c'è una discreta scelta di quadranti, ce ne sono un bel po', è l'imbarazzo della scelta. Io ho scelto quello che si intona di più col colore dell'orologio, che è verde militare, quindi ho scelto un quadrante sul colore verde. Ce ne sono rossi, marroni, verdi, ce ne sono di tutti i colori. Vi rimando al prossimo video che farò tra 3-6 mesi, non lo so, per vedere come sarà andata con questo simpatico orologio, che diciamo è non proprio un entry level. Il prezzo si aggira intorno ai 130-140 euro, diciamo in base anche poi agli sconti e alle promozioni che trovate nei vari siti online. Io l'ho acquistato su Amazon e nel periodo natalizio avevamo uno sconto di circa 10 euro, c'era un coupon di 10 euro se non sbaglio, forse di più, adesso non mi ricordo bene. Comunque il prezzo era molto accettabile. Lo proverò e poi vi saprò dire come mi sono trovato. Ciao a tutti!